Allora, buongiorno a tutti. Continuiamo il nostro studio sui maestri del Talmud a partire dal testo di Elie Wiesel, Celebrazione Talmudica, o i maestri del Talmud. È stato, nella nuova edizione ha cambiato titolo e lo trovate con il titolo di I maestri del Talmud per l'appunto. Oggi parliamo quindi di Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi è detto anche Rabbi in generale o Rabbi HaKadosh. È stato un maestro fondamentale, è stato il redattore della Mishnah. Siamo nel secondo secolo e siamo in un periodo, come sappiamo, di esilio. È stato distrutto già da tempo il secondo Beit HaMikdash e quindi si aveva il timore che tutta la Torah orale, tutti i commenti dei maestri potessero andare perduti. Ma noi sappiamo che in generale non si, al Pi Halakha non si poteva decidere di mettere per iscritto la Mishnah perché era un testo appunto che seguiva l'andamento dialogico, la discussione dei maestri. Però Rabbi Yehuda Hanassi pensa e dice: in questo momento, se io non metto per iscritto tutto questo patrimonio nella tradizione orale, verrà perso, perché non abbiamo una centralità, non abbiamo più il Beit HaMikdash, non abbiamo, il popolo è sparso, è difficile studiare. È vero che abbiamo Yavne, però comunque ci deve essere un testo strutturato e fisso, è chiaro, è vero che fino a quel momento tutta la Mishnah veniva imparata a memoria, però. E il Rabbi Yehuda Hanassi sente che non c'è più questa forza, questa centralità, quindi che c'è bisogno di mettere per iscritto la Mishnah. Come è scritto nei Teilim, et la'asot la'Hashem eferu Torateha. Ci sono dei momenti in cui bisogna fare qualcosa, prendere in mano la situazione, dei momenti gravi in cui bisogna prendere in mano la situazione, et la'asot la'Hashem eferu Torateha. Anche attraverso il rompimento della legge, come dire, è andato contro la legge perché teoricamente non si poteva mettere per iscritto la Mishnah, però per fare qualcosa per HaKadosh Baruch Hu, perché il momento lo richiedeva. Ora, diciamo due parole sulla Mishnah in maniera molto, molto veloce e molto sintetica. Allora, in generale noi, nonostante un testo che è stato messo per iscritto per l'appunto nel secondo secolo da Rabbi Yehuda Hanassi, mantiene ancora oggi, quando noi lo andiamo a studiare, uno stile dialogico, uno stile asistematico, proprio perché vuole che comunque chi approccia il testo, chi studia la Mishnah, entri a far parte della discussione. Cosa troviamo in generale nella Mishnah? Noi sappiamo che ci sono sei ordini, che sono l'ordine di Israim, di Moed, di Nesikin, di Nashim, di Kodashim e di Taorot. E diciamo che in generale la Mishnah affronta tutti gli argomenti possibili, dalle leggi agricole in Israim, alle leggi riguardanti le feste in Moed e poi ancora le regole riguardanti il diritto civile, penale in Nesikin, che significa danni, e poi ancora le regole riguardanti il Beit HaMikdash nel trattato di nell'ordine di Kodashim eccetera eccetera e diciamo che in generale la Mishnah non fa halakha, noi troviamo solo discussioni dei maestri e diciamo che in generale i maestri prendevano una mitzvah o un argomento che trovavano nella Torah scritta in maniera che, insomma, in cui veniva descritta la mitzvah in maniera molto sintetica, senza i dettagli per quanto riguarda l'applicazione pratica, e cercavano di ampliare l'argomento aggiungendo i dettagli, come si applica questa mitzvah, quando si applica questa mitzvah. Però nella Mishnah noi troviamo solo discussioni, più opinioni rispetto ai dettagli dell'applicazione pratica della mitzvah. Poi dobbiamo andare nei libri di Halakha che commentano in un certo senso i libri della Mishnah e dicono: tra tutte queste opinioni della Mishnah, noi sappiamo che secondo il tale uso dobbiamo fare in questa maniera e secondo il tale altro uso dobbiamo fare in quest'altra maniera. Questo più o meno è il rapporto tra Torah orale e Torah scritta. La Torah orale è come se fosse, dice la Virsh, la punta dell'iceberg, e in cui appunto noi troviamo la mitzvah scritta in maniera molto sintetica, e la Torah orale è tutto quello che c'è sotto, che ti fa arrivare all'applicazione pratica, che ti spiega anche meglio il significato, in un certo senso, in alcuni casi, della mitzvah, eccetera. Questo è un po' il rapporto tra Torah scritta e Torah orale, e una grandissima, diciamo, una parte fondamentale di Torah orale è proprio legata alla Mishnah, questo testo che Rabbi Yehuda Hanassi ha formato nel secondo secolo. Torniamo al personaggio.
E è un personaggio ineccepibile, di grandissima levatura, alarchica e spirituale e politica, ha rapporti addirittura con l'autorità, con l'imperatore, secondo alcuni ha dialoghi continui con l'imperatore Antonino, secondo altri Marco Aurelio, anche discussioni teologiche, se vogliamo. Elie Wiesel riporta una discussione tra questo imperatore, che probabilmente era Antonino, e Rabbi Judah Nasi, dicendo, in cui discutevano e cercavano di capire chi era più colpevole, il corpo o l'anima. Quando saremo giudicati, che cosa verrà messo sotto giudizio in maniera principale, il corpo o l'anima? Il corpo ovviamente attira verso il basso, l'anima però comunque è sempre a capo e conduce l'azione. E allora conclude Rabbi Judah Nasi, sicuramente tutte e due saranno giudicati, sia l'anima che il corpo, mentre l'imperatore diceva no. Se in realtà non possiamo capire chi è il responsabile maggiore, allora nessuno dei due sarà giudicato, diceva l'imperatore. Invece Rabbi Judah Nasi conclude no, allora entrambi saranno giudicati. Secondo una discussione, addirittura quell'imperatore si convertirà. Secondo un altro commento, addirittura la sua nascita è legata a un miracolo ed è legata ancora a questo imperatore, probabilmente ad Antonino, perché, come sappiamo, durante il dominio romano gli ebrei non potevano neanche essere circoncisi. Allora il padre, Rabbi Shimon ben Gamliel, lo circoncide comunque, anche se era proibito. E viene scoperto, e allora gli chiedono di portare questo bambino, e alla fine viene scambiato il bambino con un altro bambino che ovviamente non era circonciso perché era un bambino romano, e così Rabbi Judah Nasi si salva. E secondo un commento, quel bambino che era stato scambiato era proprio Antonino. Quindi diciamo che la vita di Rabbi Judah Nasi si lega in più momenti alla vita di questo imperatore romano. E andiamo avanti. È discendente di Hillel, è alunno di Rabbi Meir, di Rabbi Shimon Bar Yochai e del figlio Rabbi Elazar. E addirittura quando morì nessuno voleva dare la notizia della morte, e secondo un commento ci fu un miracolo, si allungò il giorno del venerdì, per cui appunto morì di venerdì, così che tutti poterono rendere omaggio al maestro, al grande maestro. E Rabbi Judah sostituì l'accensione dei fuochi per la comunicazione del Rosh Chodesh con dei testimoni. Perché? Perché quando, faccio una piccola parentesi, c'è la prima mitzvah che viene comandata al popolo ebraico nella Torah, è la mitzvah del Kiddush HaChodesh, della santificazione del mese. La troviamo nella Parasha di Bo. Ancora prima che il popolo esce dall'Egitto, viene comandato, viene obbligato a questa mitzvah della santificazione del mese. E viene detto a Mosè che quando vedrà la luna nuova, allora dovrà santificare il mese. Quindi, quando c'era il Bet HaMikdash e il Bet Din, chi per primo vedeva la luna nuova doveva correre al Bet Din, a Gerusalemme, a testimoniare che aveva visto la luna nuova, e quindi si stabiliva il Rosh Chodesh, il capomese. Poi da Gerusalemme la notizia veniva poi, diciamo, comunicata anche fuori attraverso dei fuochi. Si accendeva un fuoco e poi un altro fuoco, poi un altro fuoco, così che in tutta Israele si venisse a conoscenza della santificazione del mese. E lui cambiò questa comunicazione non più con i fuochi, ma con i testimoni veri e propri. Parlava l'ebraico e anche altre lingue, era molto colto e abituato a parlare con persone straniere. Era molto ricco e anche molto generoso, faceva pranzi regali enormi, aveva sempre tanti ospiti, eccetera. Ed era sempre portatore di armonia, cercava di portare avanti quel valore fondamentale dell'armonia e della pace all'interno del popolo, proprio in un momento di persecuzione. Lui diceva che a maggior ragione in un momento di persecuzione, quello che ci doveva tenere uniti e quello che poi in realtà causò, noi sappiamo, la distruzione del secondo tempio, era proprio la disunione del popolo, la sinat chinam, ossia l'odio gratuito. E quindi lui a maggior ragione diceva proprio, per poter contrastare quello che è adesso la dispersione e l'esilio, dobbiamo rafforzarci nell'unione, proprio in un momento di persecuzione come quello che stavano vivendo da parte dei romani. Poi c'è un episodio molto interessante che lo riguarda, in cui viene detto che a Zippori lui vede un vitello che piange prima di andare al macello, gli dice semplicemente: è inutile che piangi, perché per questo sei stato creato. Noi sappiamo che in generale
Il termine macellare, mactare, vuol dire in latino significa anche rendere più grande. Perché? Perché quando un animale di fatto viene macellato secondo le regole alachiche, si eleva spiritualmente, perché per questo è stato creato. Anche se sembra un atto di crudeltà, in realtà in questo modo, nel momento in cui l'animale diventa carne, quindi cibo, quindi energia per un ebreo che utilizza quella carne per poi avere energia per fare mitzvot, l'animale ha raggiunto il suo obiettivo. E quindi lui per l'appunto gli dice: è inutile che ti dispiace perché per questo è stato creato. Però la Gemara risponde e dice: per il fatto che comunque non ha avuto misericordia, perché noi sappiamo che uno tzaddik deve andare, lifnim mishurat hadin, deve essere chassid, deve essere ancora più misericordioso, allora dovete sopportare dolori ai denti, una punizione che si concretizzò con un dolore ai denti per tantissimi anni. E poi alla fine però, dopo tanti anni, per appunto, fece un tikkun, a quel punto la malattia andò via, fece una sorta di riparazione, perché quando a un certo punto vide la figlia che stava dando fastidio ad un insetto, a quel punto la rimprovera, e quindi in un certo senso, in questo modo, aveva fatto una sorta di riparazione all'errore precedente nei confronti del vitello, e a quel punto la malattia se ne va. Diciamo, il dolore se ne va. Era molto colto e saggio, come abbiamo detto, ma anche molto umile. Vediamo un insegnamento che troviamo nei Pirkei Avot che ci fa capire la sua umiltà e dice: molto ho preso dai miei colleghi, tanto dai miei compagni di studio, ma ancora di più dai miei alunni. Oppure il mondo si sostiene sull'alito delle parole che vengono fuori dallo studio di Torah dei bambini. Ma è anche sicuramente umile, ma anche elitario. E troviamo per l'appunto una disputa tra Rabbi Yehuda HaNasi e Rabbi Chiya sul fatto se si poteva insegnare Torah sulla piazza del mercato. Lui ovviamente era in disaccordo perché diceva che lo studio della Torah ha bisogno di decoro, ha bisogno di un luogo adeguato, ha bisogno di concentrazione ed ebbe la meglio. Decise anche di iniziare la recitazione dello Shema in ebraico e quindi diciamo in generale vediamo un personaggio fondamentale che prese delle che apportò dei cambiamenti fondamentali, che aveva un rapporto di grandissimo, come dire, approvazione, di elogio da parte anche dell'autorità romana, quindi un personaggio veramente a livelli incredibili. Concludiamo leggendo una parte del testo che aveva fatto proprio delle rivoluzioni incredibili a partire dalla redazione della Mishnah e tutte diciamo, i cambiamenti che aveva portato nella vita del popolo e, in esilio, eccetera. Concludiamo leggendo pagina 344 e dice così. Qua parla della morte di Rabbi Yehuda HaNasi, la sua fine, e dice: nella sua camera agonizza, lucido e responsabile fino alla fine, fate entrare i saggi e i sapienti di Israele. Ed essi si presentarono: ecco le mie ultime volontà, disse loro, non pronunciate orazioni funebri alle mie esequie, e dopo 30 giorni aprite la yeshiva. Egli sapeva che lo avrebbero fatto. Non si deve interrompere lo studio oltre i limiti imposti dal dolore. Quindi ecco anche qua la centralità dello studio che ha concretizzato nella sua redazione della Mishnah, ma chiese un altro favore e questo i saggi non glielo accordarono. Voglio che il mio figlio Gamliel sia nominato presidente. Quanto a Hanina, spingo affinché sia presidente del tribunale rabbinico. Così la sua morte resta per noi un insegnamento. Certo, Rabbi Yehuda è morto, ma non bisogna dirlo. Si deve parlare della sua vita, della sua opera, della speranza, delle lotte e della sua umanità, di nient'altro. Vi è un dolore che supera le parole. Vi sono tragedie di cui non si può parlare, di cui non si deve parlare. Rabbi Yehuda è morto, lo sappiamo. Lo si è sepolto, si è pianto e non si cessa di piangere, ma non se ne parla. E così finisce Elie Wiesel. Quindi una figura sicuramente che va al di là della sua fine, che rimane, che ci rimane, che rimane vivo nella nostra tradizione, sicuramente ogni volta che studiamo la Mishnah, ogni volta che ricordiamo i suoi insegnamenti. Ci fermiamo qua e facciamo una pausa estiva, se Dio vuole ci rivediamo a settembre.